con Bike Show TV Speciale Giro in collaborazione con... Buonasera, buonasera e benvenuti a questa nuova puntata di Bike Show, speciale Giro d'Italia. 16ª tappa da Belluno a Nevegal per 12 km e 700 metri. Una tappa, un cronometro importante dove si è visto chi è il dominatore di questo Giro d'Italia. Però salutiamo Stefania, ciao Stefania. Grazie Danilo, ciao. Ciao, un ciao enorme a tutti gli amici che ci seguono da casa, tra l'altro facendo una battuta su quello che hai detto tu, come se non avessimo saputo, no? Prima, era, come se non l'avessimo saputo. Comunque questo è un piccolissimo inciso perché io ho un ospite molto importante da presentare questa sera. Bene. Il suo nome è Marino Vigna e ragazzi stiamo parlando di oro olimpico. Ciao Marino, grazie per essere qui con noi stasera. Ciao a tutti, grazie dell'invito. Come sempre vicino a Luciana che tiene stretti i suoi ospiti in redazione. Buonasera a tutti, un grande onore avere la medaglia d'oro nell'inseguimento a squadre degli Giochi Olimpici del 60 a Roma e poi anche un grande amico di famiglia. Beh, un grande orgoglio per me perché è la prima volta in 9 anni che faccio il programma che è ospite a Bike Show, quindi veramente mi fa molto piacere perché poi con Marino c'è veramente un bel rapporto. Quindi poi non è mai troppo tardi, no? Una volta cominciato, poi siamo abbastanza in zona, no? Cioè, molto distante. Una volta che inizi poi devi venire sempre, ti vogliamo poi tutte le puntate. Magari sempre non lo prometto, però qualche volta sicuramente. Marino, medaglia d'oro alle Olimpiadi, quanto è importante quando si vince un'Olimpiade? Come cambiano le cose con un'Olimpiade? Sicuramente mi ha aiutato molto nel passaggio al professionismo, che onestamente forse sembrerà strano ma non ci avevo mai pensato. Correvo perché mi piaceva. Per la passione proprio. Poi nel 60 invece sono andato forte davvero sia su strada che su pista e ero diventato un punto base del quartetto sia con la Lombardia che poi con la nazionale. Tra l'altro, scusami, eri giovane. Di mai. Bene. Io ho parlato allora, appunto no, di popolo al Giro d'Italia, di tifosi, per andare a vedere questo servizio sempre del nostro SIL, appunto, sui tifosi del Giro d'Italia. Non era casuale, andiamo a vedere il servizio. Il grande ciclismo al Giro. Qua su in cima in bici? Sì, abbiamo fatto la salita in bici insieme ad altri amici e è veramente bello perché è un posto incantevole, veramente. Allora, com'è questa salita di Gardeccia? È veramente dura? La salita è veramente dura, veramente dura. Però è bella perché ha l'aria aperta così, è bellissimo, veramente. Hai preso il tempo? Abbiamo preso il tempo circa 1:40, 1:30 circa. Abbiamo messo. Adesso vediamo quanto ci mettono i corridori. Loro metteranno neanche mezz'ora. Grazie, buon giro. Prego. Ciao, ciao. Un saluto Bike Show, sono tifoso di Vincenzo Nibali. Forza Vincenzo, devi arrivare bene qui al Gardeccia. Noi siamo Gruppo Bastardo, siamo la grande tribù. Noi siamo Viva la Fuga, dai vieni canta anche tu, Allora abbiamo scherzato, però questa è un'associazione anche seria, spieghiamo un po' l'iniziativa. No, è serissima, il gruppo Viva la Fuga è un gruppo di amici nato così per caso, poi contattando Maurizio Fondies, lui è testimone del Tax Market, ci ha fatto le divise e abbiamo messo la Fondies for Children, che è un'associazione che aiuta i bambini di Haiti, invece adesso con il progetto FIEM 2013, che è il mondiale di sci nordico, portiamo tutto il nostro aiuto all'ospedale pediatrico di Padova, all'oncologia pediatrica esattamente, e noi diamo il nostro contributo facendoci vedere in giro e così, facendo le manifestazioni e tutto quello che abbiamo in più lo diamo a loro. Allora, diamo anche un indirizzo internet dove i tifosi si possono collegare e aiutarvi ad aiutare i bambini.
Allora, l'indirizzo internet è collegato sia su Fondes for Children che FM 2013, ma anche noi abbiamo una pagina su Facebook, Viva la Fuga, e poi abbiamo da due giorni online il nuovo sito che è www.vivalafuga.alteavista.org. Venite a trovarci. Allora, l'indirizzo del sito è www.vivalafuga.altervista.org. Grazie ragazzi, buon giro. Grazie. Arianna, com'è il gibo marito? Marito abbastanza presente adesso, certamente gli anni scorsi era un po' più difficile per lui, anche per noi, ma questo è il lavoro del ciclista, penso che è così per tutti, insomma. Ci vuole quindi una moglie molto paziente, perché 3 settimane di giro sono lunghe e poi non c'è solo il giro durante un anno. Sì, tanta pazienza, ma dai, dopo viene anche ricompensata un po' dalle soddisfazioni e dai, poi siamo tutti contenti, eravamo contenti e orgogliosi del nostro papà marito. E il gibo papà? Il gibo papà è un giocherellone, quasi più bambino lui di loro alle volte, però dai, va bene così. Che effetto ti fa quando esci con tuo marito e vedi tutti i tifosi che ancora lo fermano, gli chiedono autografi, foto? Ma oramai dai, è una carriera lunga, quindi ci ha fatto anche l'abitudine, poi penso che si meriti anche un po' questa attenzione dei tifosi, perché è da tanto che ha dato tanto al ciclismo e anche lui penso che si meriti tanto. Avete 3 bimbi, 2 bimbe e 1 bimbo, Enrico. E se un giorno Enrico si mettesse a pedalare a fare il ciclista? Vedremo, sarà un'altra bella battaglia. Grazie Arianna. Sofia, per chi fa il tifo? Papà. E oggi per chi fa il tifo? I Bali e Scarponi. Bike Show TV, speciale giro. Fa girare la tua passione. All the crazy shit I did tonight, those will be the best memories. I just wanna let it go for tonight. Bike Show TV, speciale giro. Crazy shit I did tonight. Hey, yeah. Bike Show TV. Adesso è talk show.